esibirci. Perché in casa siete così bravi e in trasferta un po' meno? Buona domanda, no? Finora non abbiamo capito perché c'è una così grande differenza, ma... Si gioca sempre con la stecca e il disco, è giusto? Sì, ancora, si gioca ancora con il disco, è tutto più o meno uguale, no? Ma sì, non so, è stato importante che posso... Siamo riusciti di fare una reazione stasera, no? Quello è la cosa più importante. Adesso sicuramente dobbiamo anche trovare di essere capaci di vincere anche fuori casa, no? Quello sicuramente è una chiave che ci aiuta tanto per il futuro, no? Oggi possiamo dire che il power play è stato decisivo per voi, 3 gol su 6 realizzati per una squadra che aveva qualche lacuna in questo. Sì, sicuramente aiuta tanto, no? Penso oggi abbiamo giocato molto facile, no? Ma abbiamo tirato, siamo andati davanti alla porta. Penso quello è soluzione, no? Non possiamo sempre provare troppo, no? Se no diventa troppo complicato, ma stasera abbiamo tirato, avevamo uomini davanti alla porta e così è molto difficile per il portiere dell'avversario di parare. 3 difensori hanno segnato nel primo tempo, anche perché Kintz lo considera un difensore così. E poi si è visto, insomma, anche avete anche lottato bene dietro, qualche errore in meno di altre partite. Sì, giusto, ognuno può segnare, no? Non tocca solo gli attaccanti, no? È buono, finalmente, come ho detto, abbiamo cominciato a tirare e così anche il disco può trovare la strada, la via nel porta, no? Quello abbiamo fatto, quello non abbiamo fatto ieri, ma sicuramente abbiamo lottato, quello è la cosa più importante, no? Per vincere una partita si deve vincere l'uno contro uno, si deve lottare, giocare molto bene in difesa, e quello penso abbiamo fatto oggi, il risultato si vede. Senti, un capitano, quando capitano delle serate tristi come è successo a Zugo o a Davos o come ieri sera a Vienna, si fa sentire negli spogliatoi? Sì, certo, si prova di motivare la squadra, sì. Ma finora mi sembra non sono riuscito di motivare i ragazzi. Forse alzare più la voce. No, non so, l'ultima settimana è stato tanto negativa e penso dobbiamo stare positivi, dobbiamo provare di stare insieme, non è troppo di gridare. Penso in queste situazioni non serve niente, perché ognuno sente che non funziona, allora secondo me si deve stare molto positiva anche in queste situazioni, no? Sì, ma sicuramente dobbiamo trovare una soluzione per fuori casa, per essere pronti, per anche portare questa energia come stasera, che siamo capaci di portare l'energia su ghiaccio, no? Questo sarà sicuramente una chiave per il futuro, no? Soprattutto fuori casa. A casa è abbastanza facile di portare l'energia sul ghiaccio per noi, ma fuori casa è un po' una storia diversa. Fuori casa andate martedì in Coppa con Rapperswil e poi andate sabato a Ginevra, ma venerdì c'è una partita importantissima con l'Annau, dove magari avremo bisogno dello sostegno del pubblico, come non vi ha abbandonato questa sera il sesto uomo in più. Sì, certo, ci aiuta un sacco, no? Lo sappiamo, il nostro pubblico è fantastico, lo sappiamo, no? Fuori casa è normale, fuori casa ci sono meno tifosi, ma alla fine non è una scusa, no? Dobbiamo trovare anche lì la soluzione per vincere, no? Non tocca solo i tifosi ci sono sempre, sono veramente bravissimi, ma adesso tocca a noi proprio di trovare la soluzione fuori casa per vincere. Grazie Steve e in bocca al lupo. Grazie a te tanto.